Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi parliamo di filtri ND, più precisamente filtri ND della Pigitech per Mavic Air 2, questo marchio che secondo me è uno dei top al momento per rapporto qualità-prezzo, quindi un giusto compromesso, non si spende cifre diciamo esagerate, ma si ha comunque un prodotto di qualità, esteticamente ben curato, confezione ben curata, veramente secondo me i numeri uno per rapporto qualità-prezzo. Li avevo già portati sul canale la stessa versione sempre ND per il Mavic Mini, poi vi lascio la scheda qua sopra se qualcuno è interessato anche a quelli del Mavic Mini, ma adesso guardiamo quelli del Mavic Air 2. Allora guardiamoli un attimo da vicino, andiamo ad aprire la confezione. Questo è il kit di 4 pezzi disponibile su Amazon, quindi vi lascio il link in descrizione se volete dargli un'occhiata ed acquistarli su Amazon con spedizione super veloce e un prezzo sicuramente molto accessibile. Allora, confezione Pigitech classica, scatolina con la cordina sopra, ben curata come vi dicevo nei dettagli. Qua abbiamo il manuale di istruzioni che vi spiega come andare ad installare i filtri, che è una cosa veramente semplice, poi adesso vi faccio vedere. Poi cosa abbiamo? Abbiamo un panno per pulire i filtri in microfibra, degli sticker della Pigitech e il cartellino di garanzia. Mettiamo tutto qua da parte, ma andiamo a guardare i filtri. Allora, una cosa che io ci ho messo un po' a capire con i filtri Pigitech è questo coperchietto, perché mi dicevo, cavolo, hanno fatto una scatolina bellissima, ben curata, ben dettagliata, bei materiali, e poi gli hanno messo sopra sto coperchietto bruttissimo, e questo problema me l'ero posto già con i filtri del Mavic Mini, ma poi piano piano ci sono arrivato che il coperchietto vero, ragazzi, è qua sotto. Siccome è magnetico, vedete, si appiccica sotto. Ovviamente questo lo andremo a buttare perché non servirà più e andremo ad utilizzare solo questo, che vedete è magnetico, quindi si chiude in un attimo, e andando a premere qua in basso lo andiamo ad aprire. Veramente fighissimo e di super praticità e comodità a portarli in giro. Vedete, una scatoletta molto minimal ma fatta davvero davvero bene, ben curata. Infatti è questo che vi stavo dicendo ragazzi, il rapporto prezzo qualità e diciamo dettaglio dei materiali e del design, veramente tanta roba Pigitech, ma non solo nei filtri, un po' in tutti diciamo gli accessori che producono. Allora andiamo a vedere i filtri. Allora i filtri abbiamo dall'ND8 all'ND64, quindi un bel range completo per l'utilizzo standard, ma poi adesso li andremo a provare, non tanto provare in una location, li proveremo qua fuori nel mio giardino, giusto per farvi capire la differenza nell'utilizzarli o non utilizzare i filtri, e soprattutto vedere passando da un filtro all'altro cosa cambia, mantenendo appunto l'otturatore con la formula ideale, cioè il doppio dell'FPS, o meglio del frame rate che stiamo utilizzando. Quindi se noi utilizziamo un 30 fps, andremo a impostare l'otturatore del Mavic Air 2 o di qualsiasi altro drone al doppio, cioè a un 60esimo, se quindi 30 fps, un 60esimo, mentre se dovessimo utilizzare 60 fps, allora a quel punto metteremo un 120esimo nell'otturatore. Quindi andando a regolare in maniera manuale i tempi dell'otturatore, c'è assolutamente bisogno dei filtri, perché l'otturatore per lavorare in maniera corretta va impostato con queste velocità, ma poi ha bisogno di questi filtri per lavorare con la giusta luce, o meglio far entrare la giusta luce nel sensore. Quindi ragazzi, dopo vi spiego bene quando andremo a provare in esterno appunto cosa succede con i filtri ND. Quindi adesso vi faccio solo vedere velocemente come si montano, che è una cosa veramente semplice. Allora basta prendere il Mavic, basta andare a girare la piccola griglietta qua sopra di plastica, andiamo a prendere un filtro, prendo uno qualsiasi giusto per farvi vedere, basta andare ad inserirlo negli appositi agganci, girare e il filtro è montato. Vedete che in un secondo avete montato e smontato il filtro, guardate con che velocità si va a togliere e mettere il filtro. Quindi ragazzi, direi di non perdere altro tempo e andiamo a fare questo piccolo test con i filtri della Pigitech. Andiamo!
Ok ragazzi, allora il Mavic Air 2 è pronto, senza filtri, senza niente, contro luce, non c'è neanche una nuvola, quindi siamo proprio nel pieno del controsole e partiamo senza filtri, in modalità automatica e vediamo il risultato. Dopodiché andremo a, sempre senza filtri, andremo ad impostare l'otturatore a 1/60, perché come sapete la regola è che si deve mettere il doppio di quello che è il frame rate che abbiamo scelto, quindi siccome che io sto registrando in 4K 30 fps, andremo a mettere 1/60, perché il doppio di 30 è 60, ma sempre senza filtri vi faccio vedere il risultato. Quindi andremo a vedere cosa succede senza filtri se andiamo a regolare in maniera manuale l'otturatore nella configurazione ideale. E poi invece andremo a vedere sempre l'otturatore configurato nella maniera ideale, cioè a 1/60, andando ad installare i filtri della Pigitech che vi ho fatto vedere nell'unboxing, e li andremo a vedere, provare in sequenza per vedere appunto la differenza da uno all'altro, mantenendo appunto l'otturatore nella modalità ideale. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo e iniziamo il test. Ok ragazzi, questo è quello che fa il Mavic con la luce che gli arriva completamente nell'obiettivo, perché sono proprio contro sole a manetta, non c'è neanche una nuvola, e lui riesce a gestire la luce in questa maniera. Ovviamente lui lo deve fare andando a modificare i tempi dell'otturatore, che però andandoli a modificare non rende più il nostro video un video cinematografico ottimo, diventa un video più che buono, utilizzabilissimo, perché lui comunque andando a modificare i tempi dell'otturatore riesce a darci delle immagini diciamo che possiamo tranquillamente utilizzare, però non sono quello che vogliamo noi per avere un video di qualità cinematografica se usiamo un drone di questa fascia di prezzo. Quindi adesso andiamo a vedere cosa succede se dovessimo andare ad ottimizzare l'otturatore con il tempo diciamo giusto. Quindi riatterriamo. Ok ragazzi, questo è quello che è in grado di fare il Mavic Air contro luce senza nessun aiuto diciamo aggiuntivo, cioè quello che riesce a fare lui usando andando a regolare i parametri della sua fotocamera. Quindi andremo a vedere cosa succede senza filtri se andiamo a regolare in maniera manuale l'otturatore nella configurazione ideale. Questo appunto è quello che succede quando utilizziamo il Mavic Air 2 in modalità manuale, con l'otturatore regolato in maniera perfetta, ma senza filtri. Quindi quello che va a fare lui, ragazzi, per darci delle immagini comunque accettabili, senza avere un aiuto dall'esterno, cioè un filtro ND, appunto è questo, andare a velocizzare l'otturatore. Infatti se andiamo a guardare, vedete che se io aumento la velocità, l'immagine diventa più che decente, però non ci dà quella resa cinematografica perfetto, perché questa velocità dell'otturatore va comunque ad influire su quello che è la qualità dinamica del nostro video, perché la qualità ideale sarebbe con l'otturatore a 1/60 con 30 fps, o a 1/120 se avessimo impostato 60 fps. Quindi questo video è appunto per farvi capire cosa servono i filtri ND e quanto è semplice utilizzarli. Ovviamente forse la parte più difficile è capire quale mettere, nel senso quale densità di filtro andare a montare in quella situazione. Però dopo un po' di prove uno impara e gestisce benissimo la situazione. Poi comunque se si sta su una cosa media avviene sempre una cosa, secondo me, più che buona. Anche perché quello più estremo che c'è nel kit, quello ND64, sicuramente
lo utilizzeremo, cioè al mare, pieno sole, estate, quando proprio c'è tanto sole, tanti riflessi, o sulla neve, quando c'è il sole proprio in montagna, quello che ti abbrustolisce, tanti riflessi della neve, del ghiaccio, useremo un filtro ND64. Se no, secondo me, si sta sempre dal ND8, ND16, sono già ottimi filtri per le situazioni magari standard, o massimo si può arrivare anche a un ND32 proprio in piena estate, con il sole quello proprio estivo, anche se non ci sono riflessi. Però questo video, ragazzi, è proprio per farvi capire cosa servono e quanto vanno ad influire sulla quantità di luce che entra nel sensore, cosa deve fare il povero Mavic Air 2 o qualsiasi altro drone, come può essere anche il Mavic Mini, un Mavic Pro, cosa devono fare per andare a, diciamo, compensare questa troppa luce che non riescono a gestire con le impostazioni, diciamo, giuste, ma come devono andare a intervenire in maniera non giusta per comunque darci delle immagini accettabili. Quindi adesso partiamo con il test di ND8, ND16, ND32, ND64 di questo kit fantastico, ragazzi, perché è fantastico, della PGTech. Partiamo con un ND8, che è il più basso che abbiamo all'interno della confezione dei quattro filtri PGTech. Per sostituire il filtro è semplicissimo, basta ruotare e viene via la ghiera, diciamo, di plastica, e andiamo a mettere il filtro. Ecco fatto, avete visto, in un attimo filtro montato. Quindi, ok, pronti? Quindi adesso in sequenza andrò ad installare tutti i vari filtri 8, 16, 32, 64, il kit completo della PGTech. E vedete già, avendo l'otturatore a un 60°, e vedete come già tutto è cambiato, cioè proprio siamo passati da un'immagine super bianca, mantenendo l'otturatore a un 60°, a un'immagine che comunque adesso ha senso. Quindi, ragazzi, questo è solo un test, appunto, per farvi capire come influiscono i filtri, perché comunque è vero che in automatico lui cerca la soluzione migliore, ma è quella migliore che può trovare nelle sue condizioni, ma non è quella ottimale per avere dei video cinematografici di altissimo livello. Perfetto. Adesso andiamo a sostituire il piccolo filtro con il filtro ND16 e vediamo la differenza. Quindi apriamo la bellissima scatoletta PGTech, che è fantastica dal punto di vista della qualità, e vado a prendere l'ND16. Ok, vado a posizionarlo. Perfetto, filtro già installato, vedete che ci vuole proprio un secondo andare a metterlo, e ridecolliamo. E ragazzi, siamo proprio nel pieno sole, più pieno sole di così non si può, perché non c'è una nuvola e sono proprio contro sole a manetta. Quindi riatterriamo, questo è giusto per farvi capire le differenze. Quindi ND16 così, andiamo a togliere il filtro. Andiamo a provare un ND32. Ovviamente il filtraggio dei filtri è dato anche dalla situazione in cui li dovremo utilizzare, quindi magari un ND64 è più adatto in situazioni di acqua, cioè tipo al mare, quando c'è sole pieno e vogliamo sul mare, magari un ND64 è meglio, anche tipo sulla neve, dove c'è anche riflessi di bianco, quindi dove la luce aumenta in maniera proprio drastica data dai riflessi, a quel punto forse un ND64. Adesso comunque lo vedete anche da voi in situazioni così, cosa è meglio e che differenza c'è da uno all'altro. Allora, ND32. Yeah.
così con un ED 32 che magari potrebbe anche essere troppo per questa situazione, però è giusto per farvi capire come si comportano i filtri nelle varie, diciamo, gradi di densità o meglio di filtraggio. Allora, riatterriamo. Ok ragazzi, questo era l'ND32 e adesso vado a provare l'ultimo filtro del kit, che è l'ND64. Quindi decolliamo con gli ND64 della Pigitech. E questo è il risultato con un ND64. Ovviamente ragazzi, come vi ho detto, poi dipende tutto dalla situazione. L'ND64 è già un filtro abbastanza estremo dal punto di vista del filtraggio, quindi va usato solo in determinate situazioni, secondo me. Non va usato sicuramente spesso, Quindi riatterriamo e poi ne parliamo insieme. Ok ragazzi, spero di essere stato chiaro, di avervi spiegato a cosa servono i filtri ND e come funzionano bene questi della Pigitech. Per rapporto qualità-prezzo ragazzi, numero 1, link in descrizione per acquistarli da Amazon ad un prezzo secondo me più che accessibile e che danno un vantaggio non indifferente a un drone che comunque ha un prezzo abbastanza importante, quindi va sfruttato appunto fino in fondo dal punto di vista video e fotografico. Quindi ragazzi, se questo test che vi ho portato sul canale di questi filtri ND della Pigitech vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto, e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!